Mazzara giovane ha accoltellato tre ragazzi arrestati dai carabinieri accusati di tentato omicidio. Mazzara, la pista ciclabile è come una giungla, ognuno fa quello che vuole e il rischio incidente è alto. Favignana, turista a malore dopo un'immersione, soccorsa e sottoposta a trattamento iperbarico. Mazzara, si sono conclusi ieri i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Calcio, importanti novità in casa Mazzara e Mazzara 46 tra nuova società e cessione del titolo. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Tre giovani manzeresi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato tre giovani mazaresi accusati di tentato omicidio, aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'ordinanza d'arresto è stata emessa dal GIP del Tribunale di Marsala. L'arresto dei tre ragazzi, un 26enne, un 21enne e un 18enne, è scaturito da un'indagine avviata dai militari dell'arma a seguito dell'aggressione subita da un giovane la sera tra il 25 e il 26 giugno scorsi. Gli indagati avrebbero colpito la vittima dell'aggressione con un coltello all'altezza del torace e dell'addome. Sul cellulare di uno degli arrestati sarebbe stato anche trovato il filmato delle fasi dell'accoltellamento. Il coltello è stato sequestrato, l'indagine è stata coordinata dalla procura marsalese. Uno degli indagati, che si trovava già ai domiciliari per altri reati, è finito in carcere, mentre gli altri due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Un anno e 5 mesi di reclusione, la condanna subita da un 65enne marsalese, riconosciuto colpevole dell'incendio verificatosi lo scorso anno in prossimità del canile comunale nella zona di via Favara. Qui era intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale Marsalese, coordinata dal comandante Vincenzo Menfi, presente in zona per l'ordinaria attività di controllo del territorio e che aveva colto il marsalese in flagranza di reato. Un'apposita ordinanza del sindaco Grillo obbliga di tenere puliti i terreni di proprietà, liberandoli da sterpaglie e vegetazione secca, nonché di qualunque materiale che possa essere fonte di incendio. Pista ciclabile a Mazara, gli interrogativi dopo l'incidente mortale dei giorni scorsi. Sentiamo. Che prima o poi ci dovesse scappare il morto, lo si era purtroppo paventato anzitempo, ed anche se in proposito si facevano i dovuti scongiuri, ahimè, il morto ci è scappato per davvero. Ci si riferisce ovviamente a quanto accaduto giorni addietro nel tratto di pista ciclabile a Tonnerella e quindi a quel tragico evento che è costato la vita ad un nostro concittadino. Naturalmente tanto dolore, tanto sconcerto per quella vita spezzata così tragicamente. Ma al di là di tutto ciò non ci si può esimere dal richiamare l'attenzione su una situazione che sembra stia smarrendo ormai ogni briciolo di responsabilità e senso civico. Lo si è detto e in verità lo si è scritto in tutti i modi possibili ed immaginabili, ma nonostante gli avvisi, nonostante i cartelli, su quella pista ciclabile continua ad accadere di tutto a dimostrazione di una incoscienza e soprattutto di un menefreghismo che ha ormai travalicato ogni confine. E sono l'incoscienza ed il menefreghismo, questo va detto a chiare lettere, di tante cittadine mazzaresi che si sentono in diritto di spadroneggiare come vogliono e quindi modellare l'uso di quella pista ciclabile ai propri capricci, ma si potrebbe benissimo dire alla loro bestialità. Ed in tal senso ci si sente in diritto, ad esempio, di passeggiarci sopra, di usarla per la corsetta mattutino-serale, di occuparne una qualche parte con la propria auto, di correrci sopra con monopattini elettrici e tante altre diavolerie. Per non parlare poi in modo particolare di Tonnerella, dove furgoni e camioncini, anziché cercare, come fanno i bagnanti, uno spazio di posteggio regolare per la propria auto, si sentono in diritto di occupare ampi tratti di pista ciclabile o addirittura di mettersi di traverso per
per poter scaricare la propria mercanzia ai tanti liti e attività di ristoro presenti in quella zona, provocando disagi e lunghe code di auto. Insomma, così non va e bisogna assolutamente mettere in atto una strategia che ponga fine a tale sconcio, con controlli più serrati, con l'uso di telecamere, con multe salatissime per i trasgressori e con la messa in opera di qualsivoglia meccanismo in grado di spezzare una china che minaccia di diventare sempre più pericolosa e prima che, con i dovuti scongiuri anche stavolta, ci scappi un altro morto. Il questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha rinnovato per un altro biennio con l'associazione Cotulevi contro tutte le violenze il protocollo d'intesa denominato Zeus, destinato ai maltrattanti, nei cui confronti è stato emesso un ammonimento del questore per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Il protocollo prevede che il questore informi l'ammonito della possibilità di accedere a percorsi specifici per migliorare la gestione delle emozioni. Il questore, ammonita la persona, la invita formalmente a prendere contatto con gli operatori dell'associazione per accedere ad un percorso gratuito e volontario di riflessione e presa di coscienza sulle condotte moleste tenute, sulla difficoltà nel controllo di atteggiamenti di rabbia, anche per un'analisi specifica e professionale delle condotte violente o vessatorie generali. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Un trattamento in camera iperbarica è stato eseguito nelle scorse ore nel centro iperbarico di Favignana. La paziente, una turista veneta di 24 anni, colpita da decompressione in seguito ad una immersione subacquea nelle acque dell'isola di Marettimo, è stata trasportata con l'idroambulanza del presidio territoriale di emergenza di Favignana al centro iperbarico, dove è stata sottoposta a due trattamenti sino alla completa risoluzione della patologia. Il trattamento è stato eseguito dai medici rianimatori Rosaria Cuttone e Claudia Agrusa con il supporto dei tecnici iperbarici di turno. Su proposta del sindaco Salvatore Tallarita, il comune di Misiliscemi ha stipulato una convenzione non onerosa con l'Università di Palermo, nello specifico con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche. Coordinatore della convenzione è il professore Giuseppe Bazzan, docente di Botanica, Ecologia del Paesaggio e Politiche per la Biodiversità del Territorio. L'obiettivo della Convenzione è quello di rafforzare e potenziare una reciproca collaborazione, sviluppando in maniera congiunta attività di ricerca scientifica e formazione per strategie di sviluppo del territorio comunale finalizzate alla protezione della biodiversità, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino di ecosistemi. Numerose le iniziative programmate a partire già dal prossimo mese di ottobre. Con 10 voti favorevoli e 5 astenuti, il Consiglio Comunale di Marsala ha approvato nella seduta di venerdì il bilancio di previsione 2024, quello pluriennale 2024-2026. Il Consiglio aveva anche approvato il DUP, documento unico di programmazione. Prima della chiusura della seduta articolata in due sessioni di lavoro, il Consiglio Comunale marsalese presieduto da Enzo Suriano ha anche approvato all'unanimità dei consiglieri presenti le modifiche delle scadenze per il pagamento della Tari, che da 3 passa a 5 rate, con l'ultima da versare entro il 16 dicembre, del regolamento sulla concessione del bonus sociale per le utenze domestiche della Tari.
Si sono conclusi ieri sera a Mazara i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Vediamo alcuni momenti della processione che ha accompagnato l'effigie della Madonna al suo santuario. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo, terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. I mazzaresi Carol Castelli e Alessio Quinci si sono classificati al primo posto ai campionati italiani organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali nelle danze latinoamericane categoria 19-34B1, ottenendo così il passaggio di merito in classe A. Gli atleti tesserati presso la scuola di ballo di Castelvetrano Dancing for Dream dei maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro hanno coronato quest'anno accademico nel migliore dei modi dopo le molteplici competizioni come il campionato regionale, ottenendo così il titolo di campioni regionali e altre gare con successo. Ed ora lo sport calcio, novità in casa Mazara, Mazara 46, sentiamo. Il Mazara al Mazaresi. Da qualche giorno è questo il filo conduttore che tiene banco nelle cronache sportive cittadine e soprattutto in mezzo a quella tifoseria che da sempre ha guardato con passione e simpatia a quel vecchio Mazara calcio giallo-blu, cioè a quel Mazara storico che mai è stato abbandonato dai suoi fedelissimi nonostante le tante vicissitudini che hanno recentemente accompagnato il cammino di società e squadra, come ad esempio la retrocessione quest'anno nel campionato di promozione. Ora sembra infatti arrivato il momento della rinascita e tutto si guarda con particolare interesse alle notizie che in questi giorni girano in città, notizie confermate nei corridoi calcistici del Mazara Calcio e che vedono la nascita di un sodalizio tutto mazarese con in testa un neo presidente nella persona di Salvatore Asaro Bretella che rivesterà per il caso anche la carica di allenatore di quella formazione che andrà a disputare il prossimo torneo di promozione. Una società nuova grazie all'accordo siglato con la vecchia dirigenza e dopo le già avvenute dimissioni dell'ormai ex presidente Giovanni Licaposi, che di calcio a Mazara del Vallo ha dichiarato di non volerne più sapere. Giro di boa quindi per Bretella e quanti assieme a lui rappresentano ora il futuro del Mazara Calcio e che hanno già iscritto la squadra al prossimo torneo di promozione. Una squadra, si tiene a precisare, composta da giovani calciatori mazzaresi e probabilmente con qualche elemento proveniente da città vicine, giocatori di fede e volontà gialloblu e soprattutto motivati nello spirito a dare il massimo dell'impegno. Sull'altro fronte, quello della Mazzarese, tanto per essere chiari, potrebbe essere annunciata nelle prossime ore la cessione del titolo al Marsala Calcio, anche se al momento si preferisce mantenere una qualche atmosfera di suspense che non è dato immaginare a cosa possa essere utile.
arrivato l'annuncio ufficiale, allora quando arriverà, la città di Maserata de Bale tornerà quindi ad avere una sola squadra di calcio, oltre ovviamente a tante altre realtà minore e giovanili che con il pallone non hai mai perso la speranza e la voglia di giocare. Il calcio a 5 ha raggiunto l'accordo con il giocatore Giacomo Rosone per la stagione sportiva 2024-2025 a Palermitano, classe 2002. Rosone è un laterale che arriva dalla Serie A2 Elite. L'approccio al futsal arriva nella stagione 2020-2021. Ad ora una nota di volley, i primi movimenti in casa Vigor Mazzara, che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie C pallavolo femminile. La prima novità riguarda l'ingresso in società di un nuovo dirigente, si tratta del dottore Alberto Quinci. La seconda novità riguarda il settore tecnico, con l'ingresso di Francesca Esoldi nel ruolo di secondo allenatore, con il riconfermato Fabio Rizzuto. Fabrizia Giacalone rimane comunque all'interno della società. Adesso, dopo aver rimodulato l'assetto societario e quello tecnico, la società cercherà di mettere su un roster che possa garantire una tranquilla salvezza nel nuovo e difficile campionato. Ed è tutto, vi lascio la programmazione in onda sui nostri canali, grazie per averci seguito, arrivederci.